Ciao a tutti da Mirko Casagrande di Aero Australia con un nuovo podcast dal titolo L'inaspettata leggerezza della farma. Natasha è una ragazza che ci ha inviato questo articolo, ha fatto un'esperienza in una farm speciale, tanto da rivelarsi una delle esperienze più significative della sua vita. Vi leggo direttamente l'articolo. Dopo 6 mesi trascorsi in un paradisiaco villaggio della costa settentrionale del New South Wales, è toccato anche a me dover trovare una farm per ottenere il secondo working holiday visa. All'inizio l'ho preso male, lo ammetto, avrei sperato che restare a vivere in Australia fosse più facile. Ma come immagino accada a tutti i viaggiatori, a tutti quelli che non si accontentano di salire su un aereo e spegnere il cervello rilassandosi sulla spiaggia, quando ci si trova lungo un percorso, si presta maggiore attenzione ai segnali che sembrano arrivare dall'universo per indicarci la strada. E così la tortura imposta, quella farm, si è rivelata una delle esperienze più significative della mia vita. Tutto è cominciato con una prima e molto istruttiva esperienza in un'azienda idroponica, dove l'insalata viene coltivata in modo semi-artificiale, su banchi di plastica. E così è iniziata l'esperienza in una nuova farm. Stanca di respirare e mangiare veleni, comunque avevo deciso di trovare una farm biologica. Ed è così che mi sono ritrovata a lavorare all'interno di una comunità Hare Krishna, che sorge alle pendici di un monte sacro agli aborigeni in una vallata vulcanica spettacolare. La routine prevede la sveglia alle 5 del mattino, yoga per un'ora, canti e preghiere al sorgere del sole, 5 ore di lavoro nei campi per l'autosostentamento della comunità, pranzo all'1 e mezza e cena alle 7. Mi sembra l'ideale per praticare un po' di rigore e austerità finalmente. In più, il movimento Hare Krishna prevede tutta una serie di regole, tra le quali molte riguardano il cibo. Sono vietati la carne, il pesce, le uova, il tè e il caffè. Ci avevo pensato spesso a diventare vegetariana, ma poi come rinunciare al prosciutto crudo e da un burger con avocado e patatine? Ci tengo a precisare che io di religione ne so molto poco, non avendo mai ricevuto nessun tipo di educazione in questo senso. Anzi, appena arrivata alla farm ero piuttosto scettica su questo movimento, ma avevo deciso di abbandonare qualsiasi pregiudizio e di vivere ogni esperienza al massimo. In più, in questa farm c'è una sala lettura con testi sacri. Perché non approfittarne nei giorni di pioggia? Trascorrono così, tra yoga, canti e cibo delizioso, 3 settimane dopo le quali conquisterò la firma per il mio secondo visto. Come mi ha cambiato questa esperienza in farm? Beh, sono diventata vegetariana, non riesco più a fare la spesa nei supermercati, cerco di rispettare per quanto possibile l'ambiente e non sono più schiava del profitto che ci costringe a lavorare per acquistare tutti quei beni superflui e inquinanti. Sì, a volte mi sento un pesce fuor d'acqua, ma spero proprio che non mi riabituerò mai più alla vecchia routine casa-ufficio-casa. Grazie a Natasha per questo bellissimo articolo che ci ha inviato. Un saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima puntata.